Io ti dico, Di Matteo secondo me ha sbagliato a fare quell'intervento in TV, il tempo, soprattutto perché adesso istituzione nel senso che all'interno del CSM e all'interno del CSM le persone che ne fanno parte, che rappresentano i magistrati, dovrebbero agire in modo diverso. A me sembra piuttosto che ci sia quasi un fatto personale tra i due, almeno questa è la sensazione che ho avuto. Bonafede si è assunto la responsabilità politica della sua scelta, quindi se ne assume la responsabilità, ma dall'intervista su Repubblica di Di Matteo è emerso che Di Matteo non pensa minimamente quello che dicevano le varie TV e i vari partiti politici, ovvero che Bonafede non l'avesse scelto perché vi erano state indicazioni, diciamo, rumors all'interno dei penitenziari italiani da parte degli aderenti del 41 bis, quindi tutto questo è un po' scemato. La questione è che un personaggio come Di Matteo effettivamente poteva essere trattato in modo diverso da un ministro del calibro di Bonafede. Allora, il problema vero è che ogni volta che si fa una scelta, è sempre difficile poi capire coloro che scegli, soprattutto magistrati in questo caso che hanno una lunga esperienza, come si comporteranno nella gestione dell'amministrazione, perché ovviamente quello è un ruolo di tipo gestionale all'interno del DAP. Quindi fare i ragionamenti ex post è molto facile, farli ex ante è quasi impossibile. Quindi il riassunto è che Bonafede l'ha scelto e penso che o immagino si sia accorta che quella scelta si è rivelata ex post una scelta per alcuni aspetti sbagliata. Dipende che significa compatto, si basta riconoscere gli errori. Certo, all'inizio c'è stata un po' di mancata trasparenza, nel senso che Bonafede doveva essere un pochino più chiaro sullo spiegare perché ha scelto ad esempio Basentini e non Di Matteo, ma perché ha scelto Basentini e non gli altri, perché non è che c'erano solo Basentini e Di Matteo. Quando c'è la scelta di chi mettere a capo del DAP, ci sono decine di magistrati e non che puntano a quel ruolo. Quindi, ovviamente, però la scelta ci deve essere una scelta di tipo fiduciario. Non seguo mai gli appoggi del gruppo del mio partito perché mi sono abbastanza indipendente anche rispetto al mio gruppo parlamentare. Quindi non so bene chi abbia fatto gli appoggi, ma neanche mi interessano. A me interessa entrare nel cuore vivo delle questioni, di non commettere errori, di evitare che vengano commessi in futuro, anche magari attraverso una maggiore collegialità di scelta. E questo lo deve chiedere a chi vorrebbe in questo momento di crisi fargli le scarpe. Non siamo all'interno del Movimento 5 Stelle, ma sicuramente fuori.